metto lo scene d'azione, fa volare. Oggi è il 4 gennaio 2024 e tra 3 giorni correrò la mia prima maratona a Walt Disney World. Non mi nascondo che ho paura. Ciao! Ciao! Perché paura? Perché comunque mi sono allenato per mesi, ma non so se sono veramente pronto per correre 42 km. Però ecco, il mio allenamento è partito da... Ok, corsettina fatta, prima di andare in città, stretching. Ho fatto due miglia veloci, il mio passo era 8:16. Voglio imparare a contare anche in miglia, oltre che in chilometri, quindi... In più tutti qua contano in miglia, quindi è difficile spiegare cosa stai facendo. Importantissimo lo stretching post-corsa, non dimenticatevene. Mi ha cambiato la vita quando ho cominciato a farlo seriamente. Che è successo quando Kelsey mi ha detto per la prima volta: ehi, ma non fai stretching? E io, stretching? E mi ha completamente svoltato la vita. Dopo 10 km che normalmente all'epoca ero devastato, quello stretching, giorno dopo, nessun male, zero. Comunque, la mia avventura con la corsa comincia nel 2015, quando un piccolo Efraim comincia a guardare i primissimi vlog di Casey Neistat. St. Bart's, which is like a small island, and I have a big announcement to make. E fui incredibilmente ispirato, e quindi cominciai a correre. E quell'anno corsi 78 km in totale, che mi sembrò un inizio incredibile. Stanza americana molto banale, si sente tutto quello che fanno i vicini di fianco. Ho fame. Take care. It's so freaking cold today. Salve. Welcome to New York with this freaking cold weather. Salve. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. Ehi. Buonanotte. Passione partita da Casey e continuata anche nel 2016 con 394 km e nel 2017 con 650 km. C'era un periodo in cui facevo praticamente 10 km al giorno. Poi 2018 crollo, 114 km in discesa, il blog stava finendo. E 2019 ho corso solamente 22 km. Quindi dopo la fine del blog di Casey e dell'università ho perso un po' il ritmo. Nel 2020 con la pandemia e dopo il trasferimento a Milano ho ricominciato a correre, in particolare insieme agli Yati. Siccome non vivevamo troppo distanti, correvamo fino a un punto e poi a distanza ci incrociavamo e tornavamo indietro. E ci salutavamo a distanza. Comunque è in quel punto che ho ripreso a correre. 2021 158 km, in particolare nella seconda metà dell'anno da New York con il blog. E 2022 un po' in discesa, 141. Che poi si forma questa sorta di consistente inconsistenza nella corsa e quindi tendi ad andare ma poi ti fermi e poi rivai. Questo perché è veramente difficile allenarsi senza un motivo, ma soprattutto finché non ti ha veramente preso e gasato l'idea di correre, proprio per rilassarti, per lasciare un po' andare, non dover pensare a nulla. Un po' come quando andate in viaggio, e per non pensare veramente a nulla quando siete in viaggio, la cosa più importante è avere NordVPN, che vi permette veramente di viaggiare senza dover pensare
pensare alla vostra sicurezza online, perché viaggiando vi connettete chiaramente a wifi pubblici in tutti gli aeroporti in cui sono stato. Mi sono connesso adesso per venire negli Stati Uniti, negli hotel, in giro nei parchi Disney. Insomma, queste reti potrebbero potenzialmente essere reti fittizie create ad hoc per rubarti dei dati, e quindi per restare sicuri e protetti NordVPN. Ma non finisce qua, perché a proposito di Disney, se siete in un altro paese e avete Disney Plus e avete cominciato una vostra serie in Italia, andate in vacanza 2 settimane, quella serie magari non è disponibile nel paese in cui state andando, anche perché Disney Star c'è da noi ma non c'è negli Stati Uniti perché è ancora Hulu. Complicato. Comunque sia, ad esempio Modern Family, che io mi guardo spesso, non c'è senza una VPN. Ma se avete NordVPN potete attivarlo, geolocalizzarvi dall'Italia quando siete all'estero e continuare a guardare le vostre serie TV preferite. E ovviamente, come sapete, ci sono tantissimi altri vantaggi. Nord è uno sponsor storico del canale che mi permette di fare quello che faccio, quindi grazie Nord. Ma ecco, se vi interessa, nordvpn.com/Efrem per avere accesso alle offerte, che vi dà come al solito un mese di prova soddisfatti o rimborsati, per cui fate il vostro piano. Se poi non vi soddisfa, vi ridanno tutti i soldi indietro. Ma in più, come offerta del nuovo anno col piano biennale, 4 mesi extra gratuiti al praticamente poco più del costo di un caffè al mese. Vi assicuro che quando viaggiate fa veramente la differenza, e imparerete a usarlo in realtà poi anche quando non viaggiate. Ma insomma, ne parleremo poi più avanti anche approfonditamente. E tornando a noi, ah sì, e 2023 si riparte con 570 km fatti, principalmente nella seconda metà dell'anno, per l'allenamento con la maratona. Una volta che però poi hai questa vista e te la godi tutta la corsa. Però non sapete quante volte ho faticato incredibilmente durante l'allenamento, soprattutto all'inizio, o comunque dopo qualche giorno che magari mi allenavo per bene, poi mi fermavo per fare una pausa per più giorni del previsto, saltando qualche allenamento, e poi tutto diventava difficilissimo. Voglio pizza. Ok, Kelsey, è andata. Io 2:30. Sto morendo. Tutti i settimana che non faccio niente. E per quanto la vista sia bella, comunque sento il corpo che proprio non... Intanto è una roba mentale la corsa. Non lo so come farò a correre, cioè sono 2 miglia, capito? Devo dire che ho messo un po' di musica, fa veramente tantissimo. Supermoon. Corsettina anche in vacanza. Alla fine la corsa diventa comunque piacevole, almeno sulle brevi distanze. Devi farti 100.000 km durante una maratona, diventa un po' più stressante, ma è bello. E oltretutto la mia preoccupazione più grande era il viaggiare, perché viaggiando ti sposti e ci sono nuove ambientazioni, nuovi luoghi, tutto nuovo ogni volta, mentre la routine e la costanza aiutano a fare un buon allenamento. Correre la mattina è incredibilmente più difficile. Finalmente Apple Watch Ultra per le mie corse, che mi porterà poi alla maratona. Già come batteria è incredibile, quindi il mio Serie 6 con la batteria non avrebbe fatto tutta la maratona ormai. Per ora mi ritengo veramente soddisfatto. In arrivo anche nuove scarpe da alternare per il training a queste. Finalmente sono arrivate, sono super leggere. Le alternerò alle altre per il training, e dicono di far così perché comunque una volta che ci corri sopra ci vanno 24 ore perché torni alla sua forma originale, e quindi per poterci correre di nuovo, avendo 2 giorni di training uno di fianco all'altro, è molto meglio alternare le scarpe. E quindi per questo motivo che le ho prese extra e poi le userò appunto per la maratona in sé. Scarpe che alla fine non ho utilizzato perché mi davano un problema sul lato destro correndo più di 10 miglia. Continua il mio allenamento facendo 4 miglia oggi. La settimana scorsa ho mancato una corsa, un 5 miglia. Pioveva, faceva brutto. Oggi mi sento particolarmente non motivato a correre. Vorrei fermarmi, coricarmi su questo prato, ma continuerò. Il problema è che sto per tornare in Italia. Questo significa che cambierà tutto il mio paesaggio. Una volta tornato in Italia ho continuato il mio allenamento. Ci è voluto un secondo per trovare un posto dove allenarmi che andasse bene. La cosa che mi disturba di più è la gente che non tiene i cani chiusi, quindi poi provano ad assalirmi. Succede sempre in questa zona. Mi hanno bloccato 2 cagnoni grossi, quindi sono andato pian piano indietro. Ho ordinato questi gel per le corse più lunghe. Quando superi i 20 km, corri tanto e se hai bisogno di energie può aver senso, e quindi li ho ordinati. Correre in viaggio è una delle cose più faticose di sempre, ma con questa vista c'è ancora una corsa questa settimana qua a Londra e poi per Parigi. La cosa più difficile è portarsi tutta l'attrezzatura. Siamo vicini a Tower. Mamma mia, meno 5, sto congelando. Devo fare la corsa lunga oggi, spero vivamente di riuscirci. Per fortuna c'è un parco qua a Parigi
Volevo correre a Londra, ma non sono riuscito per dei problemi di tempo. Il lago ghiacciato. Mi è sempre sembrata una roba così impossibile fare una maratona, è così lunga, è così... C'è proprio l'idea di finirne una, tipo l'1% della popolazione che riesce a finire una maratona. Una sfida con me stesso, cioè per capire se il mio corpo riesce a sostenere una roba del genere e quanto può sostenere. È arrivato quindi uno degli ultimi allenamenti, il più duro di tutti, e avrei dovuto fare 20 miglia, a volte fanno anche 22, forse potrebbe avere ancora più senso, perché più ti alleni ovviamente, più è poi facile il giorno della maratona, più puoi fare un buon tempo. Tempo che stimavo intorno alle 5 ore, sperando in bene. Ho appena fatto le prime 6 miglia, quindi 10 km della mia 32 km oggi, che è la corsa più lunga che faccio prima della maratona. Non so se ce la farò. Ho preso un gel adesso, proprio darmi un po' di energia. Tra 10 giorni della maratona questa roba andava fatta prima, ma casini, problemi. Ho avuto male un ginocchio per una camminata che ho fatto in montagna. Non ho una grande idea. Ho un ginocchiera per evitare problemi. Vediamo un po' come andrà. Questa è solo la prima ora di 3. Ancora 2 ore. Auguratemi buona fortuna. 1 hour later. Ho cominciato a farmi male un piede, il sinistro. Prima un ginocchio, poi è passato anche quello. Ci sono i momenti dove è ora come se mi tagliasse la parte davanti del piede la scarpa. E altre scarpe mi hanno dato problemi sul retro, che si legano in maniera strana e mi sembra che il piede scivoli. Trovare la scarpa giusta non è facile. Però ho capito che anche se hai male, forza di volontà, continui ad andare e ce la fai. Cioè dopo un po' la senti meno. Farò 18 penso oggi, che va bene. Un ottimo inizio dell'anno. Appena fatto i miei 10 km più veloci del 2023, come primo giorno del 2024, direi che si va a correre la maratona. Ad un grande anno di crescita in tutti i sensi. E questo è stato il mio percorso di corsa finora. E prima della maratona bisogna mangiare tanti carboidrati per, no, anche nei giorni prima, per avere la giusta energia per correre. Quindi fried rice con le verdure e... e sushi. Ovviamente non sono da solo, sono con Kelsey. Ciao. Not eating all of it alone. Buon appetito. Buon appetito. Sono nell'hotel Universal che vedrete sull'altro canale e domani andiamo a esplorare l'Expo e a recuperare il fogliettino e tutto quanto per la maratona. Ma vi aggiorno. Stamattina shakeout run, che è questa corsa che fai il giorno prima dell'effettiva maratona per dare un po' di shake a tutto il corpo fondamentalmente ed essere poi pronto per il giorno effettivo della maratona, perché non ci puoi arrivare senza fare nulla. Però negli ultimi giorni fai delle piccole corsettine, stamattina 2 miglia, per poi riuscire a correre. Guardate un po' la stanza alla vista su Hogwarts. Piove, c'è vento, tipo una tempesta. Oh wow. C'è il vento ma è caldo. Oh mio Dio, il vento è da uragano. It's so warm, Kelsey. Che comico. ESPN World of Sports. Quindi stiamo andando a recuperare il fogliettino con il numero e la magliettina che ti danno. Piove purtroppo oggi, però si sta benissimo come temperatura. Vediamo che numero sarò. Ed ecco il mio bib. Oh, col mio nome. Bellissimo. Qua dietro hai i contatti di emergenza, tutte le informazioni. Va bene? D'accordo. Sono pronto? Pronto. Ed eccoci qua. Si prende la maglietta e poi c'è tutto il merchandise che ora vediamo al volo. Ma poi ci sono tutti gli espositori che possono venire qua e vendere le loro robe. Ed ecco la maglia che indosserò domani. Oh, cosa ti ho? Say words, right? Yeah. E qua hanno tutti i percorsi, questa è la 5K. Io ne avevo fatta una ma ad Animal Kingdom, così. Qua 10K che gira sempre intorno ad Epcot, quindi le fanno tutte intorno ad Epcot. E anche la maratona comincia là, poi fa tutti i parchi però. E facciamo tutto il giro. Puoi prendere i cosi per tipo fare la spesa, ma spesa di merchandise Disney. C'è veramente un sacco di roba. Qua hanno le magliette, i sticker. Ah, questa è carina come pin. È una normale canottiera, $44. Porca miseria. Mi sono vestito, faccio stretching e poi si va. La call per i runner è dalle 3:15 del mattino fino, per quanto riguarda il mio gruppo, alle 4:30. E poi ci mettono tutti in fila e partiamo verso le 5. È venuto il momento della maratona.
eccoci arrivati ad Epcot. Copyright per sicuramente che c'è tutta la musica Disney che vola. Ovviamente security. Abbiamo la mano rosaia e la sfera di Epcot, bellissima. Questa è l'area di reunion con informazioni, un po' di posti dove mangiare, tipo Wrestle. Laggiù c'è il palco dove fanno musica all'inizio. Aspettiamo l'inizio. Roba consegnata. E ora mi resta che dirigervi verso la linea di partenza e correre. Oh mio Dio. Ciao. Un po' di ansietta c'è comunque. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, pronti. Oh, say can you see by the dawn's early light. Look at God, beautiful as ever. Ci siamo, tocca al mio gruppo partire. Auguratemi buona fortuna. Parte ufficialmente. Cominciamo pian piano. Cartelloni tematizzati. Hanno anche dei punti foto in giro per la maratona con i personaggi. Questo è Jack Sparrow. Sì, Polo. È incredibile. Io che sono un mega nerd dei parchi divertimento, se mi seguite sull'altro canale lo sapete. Primo miglio fatto. Ehi, qua c'è Stitch. Here we go, come on. Oh, questo è Test Track ad Epcot. Ah, poi backstage. E in questa corsa passano un sacco di backstage del parco, che è fighissimo. Questo è il retro della parte messicana di Epcot. Cioè, anche sul retro sono tematizzati i capannoni, capite? Entriamo in Epcot. E quindi vedere tutti i backstage, i dettagli dei parchi, mi ha, per le prime 4 miglia di sicuro, mi ha lasciato una libertà e una tranquillità incredibile, perché ero distratto da tutte queste cose attorno a me, quindi non ho sentito nulla. Era tutto bellissimo. Veloce drinkettino e si continua, quasi 3 miglia. Le mascotte di Coda Fratello Orso, volo. Dopodiché ho cominciato poi a sentire un pochino di più e soprattutto uscendo dai parchi, loro hanno inserito un sacco di cartelloni. So che presto, ma devo già fare una pausa, bagno, ma non c'è coda, quindi ottimo. Per mantenere alto l'intrattenimento, ma comunque per passare da un parco all'altro, ci hanno fatto correre sulle highway, sulle autostrade, e quindi c'erano momenti dove non c'era nulla attorno, che sono stati un po' più difficili e anche più noiosi. Mettono scene d'azione, va a volare. E ti caricano però. E qui in giro per il tracciato ci sono anche delle band live, DJ. Abbiamo la banda e il miglio 7, Paperino. Parcheggio del Magic Kingdom. Ora penso andremo verso il Contemporary Resort. Ok, quasi miglio 8. Oh, il Contemporary Resort. Prima o poi vorrei starci. Fatemi sapere se ci volete un video sul canale dei parchi, che potete seguire qua sotto. Mettete anche un like già che ci siete. Così, plug dell'ottavo miglio. Tra l'altro grazie anche a Nord, vi ricordo il link in descrizione, che ha permesso tutto questo e lo ha reso possibile. Grazie Nord del supporto. Prossima volta sponsor sulla maglia. Lo vedo. Vedo il castello. Ecco, Space Mountain. Una rotaia. Secondo parco, Magic Kingdom. Dai, oh, c'è Topolino. Che spettacolo. Verso Tomorrowland. Monster & Co. Sarebbe bellissimo di essere la possibilità di fare le attrazioni tipo Tron. Wow. Gaston, il castello della Bella e la Bestia. Un po' di Taylor Swift per dare energia. Ottimo. E intanto entriamo nel backstage. Amo i backstage. Ci hanno messo i carri della parata. Miglio 10. Più vicino un po'. Grazie Florida. Un po' di rinfresco. Appunto il meet and greet. Si comincia a vedere un po' di alba.
comincio a sentire un po' di fatica, un leggerissimo crampo, gamba destra, la scarpa sinistra comincia a farmi un po' male. Siamo solo a 11, quindi vabbè, vediamo. Passo 9 e mezzo, almeno un secondo perché ho un crampo in questa zona qua. Volevo vedere se mi passava un secondo prima di ripartire. Un po' lo sento, ma vabbè, vediamo se passa. Dannazione. Meglio. 12 e siamo ai 20 km. 12.3 miglia, quasi a metà. Piove, pausa banana, ho camminato giù e poi si va. Ok, sta cominciando a piovere per bene. 13, Haunted Mansion. Dannazione. La pioggia ha ripreso, ma questa volta veramente in maniera intensa. Il mio crampo cominciava a farmi sempre più male, ma ho cercato di ignorarlo e la tecnica dell'ignorarlo effettivamente, ovvero di lavorare di testa, ha funzionato tantissimo. Mezza maratona fatta, questa è la condizione sul bagnato. Marcio, completo. La pioggia ha stoppato la mia corsa sulla Nike. Dannazione. Siamo praticamente ad Animal Kingdom col treno che fa il giro del parco. Purtroppo ora non vedo più statistiche dall'orologio. Miglio 15, stiamo entrando a Animal Kingdom. Sono ancora bagnato, Marcio. Thank you. Eccolo, l'albero della vita. Bellissimo. Qua ci sono le scimmie. Oh, Mountain Everest, che spettacolo. Ah, le viste panoramiche. Ma il treno sta andando e vorrei fermarmi e fare un giro. Si può? 25 km, la carica dei 101. Volo. Penso di essere praticamente al miglio 18, che è il massimo che ho mai corso, anche l'allenamento. Forse avrei dovuto fare un po' di più, ma gli ultimi sono tutti qua, tutti di testa. Ce la faremo? Spero di sì. Ehi, c'è Jack. Ah, mio Dio, le gambe. Pippo. Eccolo qua, 18. E da qua è tutta una scoperta. 30 km, dai, gli ultimi 12, 19, Elsa, ora verso Blizzard Beach, il water park, 20, dai, 6 miglia, cioè 10 km, sto morendo adesso. Sta facendo veramente dura. Veramente difficile, un passo dopo l'altro, tutto di testa, il mio corpo era veramente stanco, ma proprio fisicamente sentivo i muscoli incredibilmente provati. Miglio 21, dai, The Tower of Terror, il retro di Galaxy's Edge. 22, ultime 4 miglia ed ecco che entriamo agli Hollywood Studios, l'ultimo parco prima di tornare a Epcot. Cioccolato. Siamo alle ultime 2 miglia, infatti gente che ti dà energia. Fa tantissimo comunque il tifo, pazzesco. E ora verso Epcot ed il finale, 2 miglia. Oh mio Dio, questa è tutta una parte di hotel, laggiù si vede la sfera di Epcot. Entrando ora in Epcot, è finita, è quasi fatta, oh mio Dio. Il Giappone, 40 km, un po' d'Italia. Ho messo tutta la mia forza di volontà per riuscire a concludere, a finire e arrivare al traguardo. Ed è proprio qua che stavo cominciando a realizzare che ce l'avevo fatta, ero riuscito a fare la mia prima maratona. In un posto incredibile, l'idea di averla fatta a Disney World è fantastica per me. Appena finito la mia prima maratona. Oh mio Dio, è fatta. There you go. Ma soprattutto subito dopo un treno di emozioni mi ha colpito. Sono molto felice di essere riuscito a venire. Devo dire incredibilmente emozionante. Però ero proprio semplicemente emozionato. Bellissimo. Dal fatto di essere riuscito a finire questa cosa che mi sembrava così lontana e impossibile da me. Essermi posto questo obiettivo di finire una maratona ed esserci riuscito. È come sbloccare un nuovo livello, no? Una nuova parte di te stesso. Cioè tutte le emozioni che ho provato nel corso della maratona una volta che mi sono fermato sono arrivate come un treno e mi hanno colpito e sono esplose
tutte insieme. Perché alla fine, come dice il buon Peter Pan, basta avere fede e un pizzico di polvere magica. Vediamo, forse un po' di fantasia. Dimenticavo la magia. Solo un po' di polvere di fango.